Mettetevi comodi, sta per iniziare. La regina dal cuore di ghiaccio. In un regno dove le notti erano avvolte dal velo dell'eternità e le stelle tremolavano al sussurro dei segreti, viveva una regina di nome Ginevra. La sua bellezza era pari solo alla sua crudeltà e il suo cuore, si diceva, era fatto di ghiaccio scolpito. Nessuno aveva mai visto Ginevra versare una lacrima né mostrare un briciolo di compassione. Tuttavia, nel profondo di quel cuore gelido, bruciava un amore nascosto e proibito per il suo primo cavaliere, Sir Edward. Ginevra, temendo le debolezze che l'amore poteva portare, aveva inviato Sir Edward a combattere una guerra in un regno lontano contro un nemico implacabile. Non una guerra di necessità, ma una creata per mantenere lontano Sir Edward, sperando che la distanza potesse congelare i sentimenti che per lei erano un pericolo. Mentre la guerra infuriava, una veggente giunse alla corte di Ginevra. Con occhi che vedevano oltre il velo del tempo, la veggente le rivelò una visione in cui Sir Edward cadeva in battaglia, la sua lama spezzata accanto a lui e il terreno macchiato dal sangue dei valorosi. La visione si concludeva con il cavaliere che chiamava il nome di Ginevra con il suo ultimo respiro. Scossa fino al nucleo dal terrore di perdere Sir Edward, qualcosa dentro Ginevra si frantumò. Per la prima volta, il ghiaccio che sigillava il suo cuore cominciò a sciogliersi e una lacrima scivolò lungo la sua guancia, fredda come la notte invernale. Davanti alla veggente, Ginevra si strappò la corona dal capo, la sua decisione presa con una fermezza spaventosa. «Portami da lui!» esclamò con una voce che tremava di un amore soffocato per troppo tempo. E così, attraversando montagne che sembravano piangere e valli che sospiravano sotto il peso di secoli, Ginevra raggiunse il campo di battaglia proprio mentre Sir Edward era circondato, il nemico come un mare oscuro, pronto a inghiottirlo. Con un grido che fendeva l'aria più del freddo del gelo, Ginevra corse verso di lui con la sua stessa spada sfoderata. Raggiunse Sir Edward proprio mentre un colpo mortale stava per colpirlo. E con un movimento disperato e potente lo spostò via dalla traiettoria dell'attacco. La lama nemica trovò il cuore di Ginevra al posto di quello di Edward. Mentre Ginevra cadeva, le sue braccia trovavano per l'ultima volta il corpo di Sir Edward, tirandolo in un abbraccio che avrebbe voluto fosse eterno. «Ti amo», sussurrò, ogni parola una scintilla che scioglieva il ghiaccio del suo cuore. «E questo è il mio regalo per te». E mentre la vita lasciava il corpo di Ginevra, il cuore che per anni nessuno aveva pensato potesse battere per qualcun altro, batteva un'ultima volta, non di ghiaccio, ma di un amore purificato e sacrificale. Sir Edward, con le lacrime che per la prima volta bagnavano il suo volto di guerriero, capì che l'amore, anche quello più nascosto e inatteso, può salvare, può redimere e soprattutto può sacrificare. E così la leggenda di Ginevra, la regina di ghiaccio che donò il suo cuore per amore, venne raccontata nei secoli, un ricordo eterno del potere salvifico dell'amore vero. E così si conclude la nostra storia di La regina dal cuore di ghiaccio. Spero che vi abbia portato in un viaggio tra coraggio e sacrificio, dove anche il cuore più freddo può trovare la calda luce dell'amore. Amici di I miei racconti, vi ringrazio per aver condiviso con me questa avventura narrativa. Fino alla prossima storia vi lascio con un cordiale saluto e un augurio di infinite magiche narrazioni. Con affetto, il vostro Jack G.